Ah no, su di lui. Vediamo l'espressione di quando ha segnato. Qui. Bellissimo. Dice: ce la posso fare, ci penso io. Si prende una randellata negli stinchi. Ha chiamato Lumuzzica a Varan! Ma manca fa così però, Nakamura! Mi sembra un po' too much! Guarda sta cosanga all'occhio! Ma che succede? E poi segna e gli passa tutta l'incazzatura, contento fracico, se ne va ad esultare verso i suoi tifosi. No, incazzato sempre. Ah no, è qui, qui se la ride, tiè. Bello, bello. Un po' mentecatto, se la ride. Ecco qua, questo è il riassunto del gol, tiè. Nakamura, Miura, Correa e si vola. Vediamo come si presentano in game questi due campioncini. Rovina chi... Bellissimo! Tenno capelli brizzolati. Troppo bello. Pensavo che mi stavate trollando, ma guardate che stile che c'ha sto Miura. Basta. Bellissimo. Vedo delle enormi potenzialità. Eccolo qua, prende palla, si sprint, busta subito, cercano di buttarlo giù, ma è un fenomeno. Va via, na, 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 palla, palla Miura e ci abbracciamo, guardate com'è fluido nei movements. È un cazzo di toro. Sì, tutti giù per terra. Guardate. Mannaggia, no, no, no. Non so. È un po' pesantuccio, però. Sembra più fluido nei movimenti rispetto all'anno scorso. Miura, Tasi and Miu, filtrante epico. Insomma, sì, vedi come mette pressure. Guizzo di Miura che si sprint, busta, tunnel, chiude Koshy, Varan, Varan è partito, Miura è unstoppable. No, 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 no. Vai, vai. Palla per Miura, Miura che si sprint, busta. Sì. La butta dentro. E si fa una grandissima mescolata di merda. Con le sue scarpette viola. Dov'è l'altro? È qui. Nakamura, eccolo qui. Lo sprint boost di Shun Shuke do Nascimento. Che porta l'avversario a spasso. Guardate qui. Bravo. Sprint boost. Sì. Bravo. Kazu. Tenne pure un nomignolo. Kazu. Ah, giusto, Kazuyoshi. Ma chi se... Sono sempre così. Cercano sempre la via più easy, la cosa più rapida. Kazuha! Al 90esimo, please, chi se non ce la fanno a fanare tutti. Sì, vada Tuku. Al centro! Nakamura al 90esimo! La butta dentro! E si fa una grandissima mescolata di merda giapponese. Bravo! Clinical finisher di destro, di sinistro. Dice Mister, ci penso io. Guardatelo, gasato fracico. Bravo. È sinistro Nakamura. Si porta il pallone a casa. Guardatelo. Standing ovation. Meritato. Totally deserved. Sì, sprint boost. Chiamalo sprint boost. Sì, Maro. Bravo! Shunshuke! La butta dentro. E si fa una bella mescolata. Bravo. Dai, mister Antimo. Sprint boost. La butta dentro. Miura. Una sprint boostata da ventenne. Con Katosa all'incrocio, bravo! Sì, ce l'hai? Marano, che brutto passaggio. Kazu! Mamma mia! Mette a sedere l'avversario e tira una seggiata di quelle importanti di sinistro.
Ancora non ha capito se è destra e sinistra, ma va bene così. La butta dentro. Gentilissimo Pier, attenzione, in difficoltà Kimpembe. E la butta dentro ancora. Nakamura lo fa quittare a Giammi. Pienz. Bello. La butta dentro così. Con quale carattere? Aio, non ti puoi permettere queste cose quando in campo ci sono Shunsuke Nakamura e Miura, è chiaro? Tomori, lo sprint boost di Shunsuke Murato. Sì. Che bella catosetta che ha tirato Kazu. Clinical finisher, pure questo si prende 4-5 burpette da Miura e se ne va così. Quindi, recap di questi due campioncini che abbiamo testato in maniera goliardica, però io ve lo dico come si comportano in game. Premesso che non sono dei player in meta, perché questo è un attaccante con tre mosse abilità, insomma, poi ha un body type particolare che non lo rende proprio molto performante. Questo invece da COC ha già più un senso, però pure lui tre piede debole che per un COC è poco. Però come si sono comportati in game, devo dire bene. L'anno scorso quel Miura era inutilizzabile. Partiamo anzi da Nakamura. Nakamura utilizzato COC dietro Miura. Come vedete, 5 partite, 4 gol, 3 assist. Beh, movimenti utilizzati nelle qualifiche dell'AVL. Avversari di livello average, diciamo così. L'accelerazione di questo si sente. Sembra, cioè risulta molto più agile palla al piede di quell'altro. Questo sembra quasi leggero. No, sembra, è leggerino palla al piede, quindi si gira, si rigira. I passaggi sono veramente validi. Ha sparato un paio di filtranti epici. Guardate le stazze dei passaggi: 92 divisione, 90 passaggio corto, 88 lungo, 98 effetto. E poi l'agilità e il controllo palla ci sta. Quindi, questo qui sembra un discreto COC quando calcio finalizza pure. Mi pare che è mancino. Sì, è mancino. Quindi da mettere lì per ride ci può stare. Come body type, ovviamente, come vi dicevo prima, non regge alle cariche degli avversari. Però 1,78 m è un'altezza di tutto rispetto. Quindi Kisuke ha un bel 7 se lo stucca. Non costano nulla. Gli abbiamo messo cacciatore per boostargli la velocità e il tiro, però 7. Si è intesa appunto cacciatori. Invece Stu Miura, simpatico perché con gli sprint boost, vabbè, 14 gol in 5 partite. Ovviamente io giocavo solo su di lui e sul COC, quello è il motivo per cui ha fatto tutti sti gol. Come si comporta? Ha un body type ambiguo, nel senso che è 1,77 m, però è tarchiato. Non è leggero come l'altro, nonostante abbiano delle stats di forza e di forza simili. Questo qui risulta meno agile, però regge di più fisicamente. Poi, per quanto riguarda il controllo palla, il dribbling, ma fino a che non premete la corsa, nello stretto, se avete visto l'ultimo gol. Tutto sommato, a meno che l'avversario non difende in maniera impeccabile, perché poi ci riallacciamo sempre a quel discorso lì. Se beccate contro uno bravo a difendere, sti due non ve li fa muovere, ma proprio zero. Se invece beccate contro gente average o comunque gente che va un pelo a vuoto con i movimenti nello stretto, riuscite. Quello che però colpisce di questa carta è la finalizzazione, perché finalizza veramente bene. Non ha sbagliato praticamente niente. Un gol mi pare che ha sbagliato. Però c'ha una finalizzazione veramente notevole con tutti e due i piedi poi. Per cui pure lui e un 7 sono due giocatori
goliardici, simpatici da usare e niente, più che altro da collezione, se ve li volete sbloccare, amen, se no lasciateli dove stanno. Pure lui, stile intesa, consigliato cacciatore per boostargli la velocità, che non è delle migliori, soprattutto l'accelerazione, e per portargli al massimo la finalizzazione e un po' di potenza tiro. Non credo che uscirà mai questo video, però nel dubbio io vi ringrazio per averlo visto, fatemi sapere nei commenti quali sono i prossimi player di cui volete la review. Alla prossima!